Allora, intanto appendo, Ne facciamo tre, ma al massimo ce li lasciate dopo. Però non io vi prego. Anche, stai zitto, tu sicuramente lo devi fare. Ma no, se nello dici spazio così. Un po' più largo, non quello sottile. Questo è lo standard Tacos 24. Vado ad appenderlo. Mettilo per favore. Osservate. Allora, state dicendo che volete lo faccia Anna. Alla maggior parte. Anna, sei capace di farlo standard per la chat? Sì. Ecco qui quello di Nameless. Devo dire non male, che devo figo, dire. Non male. Bellissimo. Oh, piano con i complimenti, che poi è questo va a sormontare, per favore, diamoci una regolata. Vabbè, boh, allora, io direi di far partire subito il sondaggio perché qua c'è poco da spiegare. Sì, attenzione che c'è abbondanza di zuzzapalle lì in giro. Questi si ammazzano anche velocemente però, aspetta un attimo. Erano bonzi quelli, un altro. Sono bonzi. Non sono un penuto, no, non è ancora passata la cosa. Allora, quindi... com'è il banner di Stefano? Vediamo un po'. No, ragazzi, non è così bello. Dai, abbassate un po', per favore. Allora, secondo cioè, me un taco è semplice, esprime bene il eccessivi, concetto. Eccessivi, siete un po' eccessivi, insomma, 89%. Come il tuo, guarda che come il tuo esprime veramente il concetto. Cioè, sì, è questo vero. È quello che ha detto. È vero. Però mi sembra eccessivo, cioè insomma. Passatelo a 85, vi prego, non voglio essere quarto. Bevo un altro po' di level up, oggi gusto bubble boom. Quello boom, no, quello boom di brutto, lo conosco, quello boom. Gomma da masticare, vagamente rosea, quindi fragoloso. Sono buone le gomme alla fragola, sono buonissime. Credo che le votazioni si stiano concludendo sì, con un 88. Dai, 88 è eccessivo. A scalare tutti in giù e lui va al secondo posto. Ma cosa stai dicendo? Ti posso credere. No, vabbè. È il tuo diritto concorrente.